Quando cammini per strada, perché dovresti preoccuparti se qualcuno è un uomo o una donna? Perché ti preoccupi di cosa c'è nei pantaloni di qualcuno? Non c'è bisogno di continuare a parlare dei diritti delle donne. Dobbiamo dire diritti umani. E le donne ne fanno parte. Tutto qui. È importante che il femminile nel mondo sia importante quanto il maschile nel mondo. Sadhguruji, qual è la qualità che trovi in una donna indiana paragonata alle donne del mondo, di altri paesi? Qual è la qualità migliore e più bella? Una qualità... Stai cercando di mettermi nei guai. In che modo è diversa e in che modo è migliore quando viene paragonata alle altre donne di tutto il mondo? Vedi, non so perché poniamo solo le donne al centro dell'attenzione. Poniamo sempre le donne al centro dell'attenzione perché crediamo possano avere ragione o torto. E ovviamente gli uomini hanno ragione. Quindi, siccome abbiamo sempre ragione, osserviamo se questo è il tipo giusto di donna o il tipo sbagliato di donna. Devi capire, per qualche ragione, la natura ha dato una maggiore responsabilità alla donna nel dare alla luce un figlio e avere una profonda influenza sul figlio nella prima parte della vita del figlio. E quando parliamo di un figlio, non pensare che si tratti di riproduzione. Tu ed io siamo qui per questo motivo. Quindi, la nostra stessa esistenza è iniziata nel corpo di una donna. Cioè, se hai avuto una nascita normale. Io ho avuto una nascita normale. Ci sono alcune persone che sostengono di essere cadute da altrove. Non ho nulla da dire su di loro. Se hai avuto una nascita normale, la nostra vita è iniziata nel corpo di una donna. E oggi, i semplici fattori biologici dell'essere maschi o femmina li stiamo esagerando troppo. Sto dicendo, quando cammini per strada, perché dovresti preoccuparti se qualcuno è una donna o un uomo? Perché ti preoccupi di cosa c'è nei pantaloni di qualcuno? Non sono affari tuoi. Solo nei bagni e nelle camere da letto dovrebbe importare, da nessun'altra parte. Nei posti di lavoro, per strada, in qualunque altro posto siamo, perché dovrebbe importare se qualcuno è un uomo o una donna? Perché non puoi semplicemente trattarli come esseri umani? Penso che siamo eccessivamente focalizzati su questo, il che sta creando un'atmosfera molto malsana. Cioè siamo costantemente iperinfatuati delle parti del corpo. Ecco perché continuiamo a riconoscere le persone in base al loro genere. Non stai riconoscendo le persone in base alla loro intelligenza, alle loro capacità, alle loro competenze, solo in base al loro genere. Non è un modo equo di guardare al mondo. Per certi aspetti della nostra vita, il genere è importante. Ma per il resto della vita, quanto cervello hai è importante, quanto competente sei è più importante. Il genere è valido solo in certe relazioni. Nel resto delle relazioni, il genere non dovrebbe neanche entrare in gioco. Solo allora ci sarà parità. Non c'è bisogno di continuare a parlare dei diritti delle donne. Dobbiamo dire diritti umani. E le donne ne fanno parte. Tutto qui. Quindi, riguardo alle donne indiane, dovrei ancora parlare? In questo paese, per molto tempo, abbiamo nutrito molte cose meravigliose.
Ma queste cose meravigliose, a causa di molti fraintendimenti, hanno anche assunto forme davvero orrende. Quando dico che hanno assunto forme orrende, molte cose semplici che venivano fatte per la protezione della donna, per il benessere della donna, sono diventate discriminatorie nel corso del tempo e hanno assunto forme davvero orrende di sfruttamento. Dobbiamo guardare indietro e osservare perché queste piccole cose erano state create. Se non affrontiamo queste cose, il mondo occidentale è all'esagerazione, perché vogliono rendere maschio e femmina uguali. Non è necessario essere uguali. Pari opportunità va bene. Non è necessario aspettarsi che una donna faccia le stesse cose che un uomo sta facendo. Allora qual è il punto della differenziazione di genere che la natura ha fatto? È importante che il femminile nel mondo sia importante quanto il maschile nel mondo. Ma oggi, nel nome della parità, le donne arrivano a un punto in cui iniziano a comportarsi come gli uomini, perché sanno che è l'unico modo in cui possono avere successo nel mondo. L'unico modo in cui possono avere successo è che devono agire come gli uomini. Vedi anche delle donne fare così oggigiorno. Questo non è necessario, perché se distruggi il femminile, allora hai davvero schiavizzato le donne. Se non valorizzi il femminile nel mondo, tutta la delicatezza sparirà. Avrai un mercato anche a casa. Sta già accadendo alla grande. Prima di sposarsi, le persone fanno un accordo. Quando ci separiamo, chi prenderà cosa in questa casa? Sì, degli accordi prematrimoniali vengono fatti. Prima di sposarci, già un accordo. Se rompiamo, il mio conto in banca è mio, il tuo è tuo. Ma come possono due persone vivere così? Ma qui abbiamo ancora la gioia di due persone che diventano una sola e sono felici. Forse tra un po' litigherete. Però almeno hai la gioia di intrecciare due vite in una. Quando ti comporti così, con diffidenza, in nome della parità, non conoscerai mai la gioia di conoscersi l'un l'altro, di interagire con l'altro, di essere tutt'uno con l'altro. Non accadrà nulla, la casa diventerà un mercato. Questo è a causa di idee sbagliate di parità. Di parità non dovresti neanche parlare. Dovremmo parlare di responsabilità reciproca.